siamo alla Iris di Scandicci e sono con Andrea. Ciao! Ciao, Graziana, buongiorno. Adesso hai un equilibrio veramente perfetto. Era il tuo sogno? Lo era da tantissimo, sì. Da quando ero piccolino. Dunque, che cosa era successo in questa zona mandibolare? Allora, avevo... l'osso della mia mandibola si era sviluppato troppo, avevo il morso inverso, terza classe scheletrica, e quindi avevo la mandibola esposta rispetto al superiore. Quindi la parte superiore andava dentro? Dentro, tu la parte inferiore. Tu non potevi allineare? No. Non potevi occludere bene? No. Non ti piacevi? No. Raccontami le tue sensazioni, perché molti ragazzi ti ascolteranno e diranno: guarda, anch'io come Andrea vivo questa storia. Questo problema è sempre stato, oserei dire, invalidante per me, sia nei rapporti con le persone che proprio verso me stesso, perché ovviamente parte tutto dalla nostra testa e dalla percezione che abbiamo di noi stessi anche nei rapporti con gli altri, ed ero veramente molto molto insicuro, magari anche non mi piacevano, nonostante sia una persona estroversa, non mi piaceva più di tanto trovarmi in situazioni sociali nelle quali potessi essere giudicato, o io non mi sentivo me, diciamo, perché non ero contento di come apparivo allo specchio. Sei stato dall'ortodonzista? Sì, la dottoressa Carla Modica. Beh, aveva già avuto dei pazienti e quindi aveva già un contatto diretto con il chirurgo che poi ha effettuato l'operazione. Allora, raccontiamo com'è andata, perché c'è stato tutto un procedimento. All'inizio c'è stata la preparazione, esatto, all'intervento. Prechirurgica. Esatto. Era tutto fatto in vista, gli spostamenti dei denti erano tutti in vista dell'operazione che avrebbe poi, diciamo, concluso il tutto. Tu hai messo un'ortodonzia fissa, hai usato, esatto, un'ortodonzia fissa, quindi, esatto, un bracket di metallo. Esatto, superiore e inferiore. E come ha funzionato quello? Ti dava noia? Inizialmente sì, mi dava noia, perché ovviamente a passare da avere niente in bocca, a ritrovarsi bracket su tutti i denti, filo esterno, poi avevo il filo palatale e filo interlinguale, quindi inizialmente fastidio, però ci si abitua poi. Beh, ecco. Ci si abitua, i denti si sono spostati e quindi poi intervento, sì. E quindi l'occlusione adesso com'è? Perfetta, direi. Allora, sono, faccela vedere proprio. Oh, sì. Quindi la parte superiore un tempo era all'interno, esatto, di quella inferiore. L'apparecchio era, diciamo, obbligatorio per l'intervento, era tutto in preparazione dell'intervento e non avrei potuto effettuarlo senza appunto l'apparecchio e il percorso fatto con la dottoressa. Quindi è tutto andato a buon fine? Tutto andato a buon fine, sì. Senti Andrea, adesso quando ti guardi allo specchio che dici? Sono contento di quello che vedo finalmente dopo tanti anni, sì. Sei Andrea fuori e dentro? Esatto, sono Andrea, sì. A noi fa molto piacere, perché c'è stata anche l'emozione per te, no? Che ha giocato, magari qualche volta hai pianto, hai detto: no, mi piaccio! Sì. E questa, diciamo, questa emozione mi ha poi portato, questa voglia che avevo di essere finalmente me, diciamo, mi ha portato a vivere l'intervento, che può far paura, con, non dico con leggerezza, ma con un animo molto più forte, so, esatto. Eri più forte. Però questo procedimento dall'ortodonzia alla chirurgia ti ha portato ad un risultato splendido. Sì. Quindi cosa diciamo? Andrea adesso è? Andrea adesso è contento, è Andrea. Ciao. Ciao.